Professore, è possibile la prevenzione dei tumori? La prevenzione dei tumori è possibile in ogni fascia di età. In postmenopausa è importante ancora di più avere attenzione, quelle attenzioni che tendono a essere rivolte ai tumori, perché l'età, la genetica, le abitudini di vita sono i tre punti principali per lo sviluppo dei tumori. Sull'età e la genetica ci possiamo fare poco, sulle abitudini di vita molto, ad esempio evitare il fumo, avere un consumo moderato di alcolici, fare attenzione alla dieta e avere attività fisica riducono l'incidenza di molti tumori, in particolare dei tumori della parte interna dell'utero, dell'endometrio. Importante per questi tumori della parte interna dell'utero che la paziente, ai primi sintomi, si rivolga al proprio ginecologo, faccia controlli regolari, ma in caso di sanguinamento anomalo in postmenopausa esegua un'ecografia che valuterà lo spessore della parte interna dell'utero e in base a quello successivi accertamenti come l'isteroscopia o la biopsia endometriale. Ma ancora più importante è non abbandonare la guardia dopo la menopausa per i tumori del collo dell'utero, che sono prevenuti attraverso il PAP test e ancora meglio attraverso l'HPV test. Proprio da Torino, dall'epidemiologia dei tumori del dottor Ronco, l'HPV test ha dimostrato di prevenire meglio del PAP test, quindi un HPV test eseguito ogni 5 anni previene di più di un PAP test ogni 3 anni. Le pazienti devono sapere che senza HPV, senza papillomavirus umano, non si sviluppano tumori e che avere il papillomavirus, avere il test positivo, non significa avere un tumore, significa avere un rischio lievemente aumentato, fare qualche controllo di più e seguire un binario di raccomandazione per evitare che questo tumore invasivo si sviluppi, sapendolo che ci sono delle fasi preinvasive che possono essere indagate, diagnosticate e curate.